Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Salve a tutti e grazie per essere qui. Questo è il terzo... Ciao, vedo un sacco di gente nota che conosco. Ciao, siete molto belli. Anche voi che magari non vi conosco siete altrettanto belli, mi sembra. Meno dei miei amici. E, benvenuti. È il terzo talk di ARF di oggi. È dedicato a un argomento che è legato a una professione che sta prendendo sempre più piede in Italia, da che sembrava impensabile, perché Italia, patria del fumetto in bianco e nero storicamente riconosciuta, in realtà nascondeva in sé, tra tutti gli artisti che ha, dei coloristi straordinari. Quindi da un po' di tempo a questa parte ha finalmente preso piede anche nel popolare, perché comunque nell'ambito del fumetto d'autore i colori sono sempre esistiti, però anche nell'ambito più cosiddetto popolare in Italia i fumetti sono diventati per la maggior parte a colori. E questa cosa ha aperto le porte a una nuova professionalità e a tanti talenti che hanno cominciato a fare questo mestiere in Italia, ripeto, dove sembrava impossibile, e a poco hanno imposto un nuovo standard, al punto tale che adesso i fumetti nascono principalmente, nativamente, quasi tutti a colori in Italia, ma soprattutto che questi artisti vengono chiamati da tutte le parti del mondo per continuare a lavorare e portare i loro colori nei mercati più importanti del fumetto. Volevamo fare un punto della situazione, cioè raccontare com'è la situazione di questa professione in Italia, e abbiamo coinvolto quelle figure, quegli artisti che secondo noi rappresentano una summa di tutte le esperienze legate al colore, delle più importanti. Quindi vi chiedo un grande applauso per Giovanna Niro. Ciao Giovanna, benvenuta, accomodati. Francesco Segala, benvenuto Francesco. Mattia Iacono, benvenuto Mattia all'ARF. Emiliano Mammucari, ben arrivati. Da casa invece ci segue un'altra colorista straordinaria, che è Stefania Acquaro. Ciao Stefania. Ciao a tutti. Come potete vedere, Stefania era leggermente impegnata al momento, però vedete oggi con i colori che cosa si riesce a fare. E praticamente ha detto no, voglio partecipare, anche io mi piacerebbe partecipare. Dire la mia, vi dispiace se lo faccio da qui perché sono lievemente impegnata. Abbiamo detto ci mancherebbe altro. Quindi Stefania, se a un certo punto ti vediamo sparire all'improvviso, sappiamo che ci sono cause di forza maggiore, altrimenti... Sì, emergenze pannolino o simili. Esatto. Altrimenti continuiamo a parlare qui. Allora, vi dico una cosa che è un po' una norma della sala talk, cioè se vi vengono domande mentre stiamo parlando, alzate la mano, attirate l'attenzione, perché preferiamo fare così che tenere tutte le domande per la fine, perché magari uno a un certo punto passa il momento in cui voleva fare quella domanda e non la fa più. E vi ricordo che questo talk, così come tutti gli altri di ARF, sono ripresi da Letture Metropolitane e li troverete tutti lì. Un applauso a Giovanni Villani, grazie. Allora, mi siedo anch'io e in barba a ogni cavalleria che in teoria non mi permetterebbe di dare la parola per prima a una persona di Velletri, lo faccio e do la parola proprio a Emiliano. Emiliano, prendi il microfono dietro di te e passatevi l'altro, ce ne sono tre. Emiliano, voglio cominciare da te, perché in un modo o nell'altro sei visto come la persona che ha...
creato una piccola rivoluzione in Bonelli che poi è diventata sempre più grande, ossia, cioè, la Bonelli è proprio tipo la fortezza di Mordor del bianco e nero. Ho detto una cazzata, non c'è la fortezza di Mordor? Vabbè, è una roba di... immaginate una cosa da Signore degli Anelli con gigantesca, e tu sei riuscita a espugnarla, nel senso di dirgli: ma perché non le facciamo a colori queste cose? Io so che c'è pure un aneddoto carino di come è nata questa cosa quando avete portato i colori in Bonelli. Ci racconti? Ma anche perché tu, da quando io ti conosco, io ho la fortuna. Dillo che sei di Velletri anche tu. No. Siccome io e Emiliano siamo entrambi della provincia di Roma, ci siamo conosciuti che eravamo piccolissimi in una fumetteria praticamente di paese, e praticamente partecipammo che... eravamo veramente minuscoli, era tipo il 95, partecipammo a un concorso a fumetti, io scrivendo una storia e lui disegnando, e noi vincemmo quel concorso. Emiliano era proprio l'alfiere del bianco e nero, cioè io mi ricordo che a te piaceva proprio anche il bianco e nero, quello sporco, così come... Perché a quel concorso noi partecipammo via fax ed erano in bianco e nero. Noi mandammo le tavole via fax, quindi per farvi capire di che epoca oscura stiamo parlando. E mi racconti come è avvenuta, come è nata questa cosa e come è potuta accadere? In realtà dicevamo che era proprio la fortezza di Mordor che ha chiesto di farsi di aprire le porte, perché era una fase, stiamo parlando della preistoria, cioè di 10 anni fa, in cui il colore tipograficamente cominciava a costare più o meno come il bianco e nero, per cui si poteva pensare di affrontare questa rivoluzione. E ci chiesero di fare questa serie Orfani che avevamo proposto a colori. E io ingenuamente ho detto sì, va bene, però il colore lo gestiamo noi, non sapendo assolutamente, come avevi sottilmente accennato tu, nulla di colore nel senso proprio come disciplina, non sapendo che il colore era una disciplina importante e che gli alberi non andavano solo colorati, ma insomma il colore andava usato. I francesi... Perché voi volete fare solo il numero uno? Solo il numero uno in bianco e nero, sì, e poi ci è arrivata la proposta, no, facciamola tutta. Allora, gli americani sono anni, dagli anni 30, che fanno il fumetto a colori, i francesi idem, noi non sapevamo minimamente cosa fare. Per cui questo è stato il primo approccio, vi faccio vedere, che era proprio molto timido, quindi ce lo vogliate perdonare. Abbiamo iniziato timidamente a capire come fare. Andiamo Se avanti. Possiamo andare avanti. Ci sono le prime, ecco, questa è proprio la primissima tavola a colori. L'archeologia la chiudiamo presto, Però erano le prime cose in cui abbiamo preso dei colori e messi sopra, cercando di capire più o meno come funzionasse e cercando di capire una cosa, come il colore si adattasse al nostro tipo di racconto, no? Perché noi siamo italiani, abbiamo un modo particolare di raccontare le storie, quindi anche il colore si doveva incollare. Chi aveva lavorato con te i colori qui? Allora, non c'era nessuno che potesse lavorare in quel momento, perché o c'erano grandi coloristi, ma o lavoravano per la Francia o lavoravano per l'America, facendo quel tipo di grammatica che avevamo, insomma, scoperto presto che non funzionava sul nostro lavoro. Quindi, nella disperazione di cui parlavamo poc'anzi, ce lo siamo inventato e abbiamo costruito una piccola crew di ragazzi fortissimi. Io sono sempre purtroppo quello anziano del gruppo, anche quando ero molto giovane, ma loro erano molto più giovani, e c'erano infatti già nella squadra. Andiamo avanti. Giovanna e Stefania, che sono proprio della primora. Questi appunto sono i primi timidi tentativi. Ben presto abbiamo cominciato a capire, sono di Annalisa Leoni, anche lei giovanissima che adesso lavora per l'America, e piano piano abbiamo capito, andiamo avanti, e finalmente siamo arrivati, questa insomma è la prima tranche, dopo 10 anni siamo arrivati a, andiamo avanti, abbiamo una queste cose qui è come trattiamo il colore adesso, più o meno, avanti ancora. Ecco, questo è il tipo di colorazione che dopo 10 anni siamo riusciti a raggiungere, però ci è voluto un po' di tempo. Qui possiamo andare avanti tranquillamente, insomma. Abbiamo scoperto che il colore si può utilizzare in maniera diversa per ogni storia, per cui diventa come la colonna sonora, la musica, l'emozione di ogni storia, e che il colore non va attaccato solo al disegno, ma anche alla scrittura, proprio perché siamo italiani. Qui possiamo andare avanti veloce, così possiamo chiudere. Abbiamo fatto il colore in quella maniera, noi facciamo adesso un colore più lisergico, più un po' fighetto, come lo chiamo io. Questo è Eternity di Adele Matera.
Il Confine, che è una serie che invece ha delle sfumature molto più horror, e qui adattiamo un colore molto più horror, appunto, molto più sporco, più, un po' più maledetto, insomma. Abbiamo finito. Insomma, più o meno questo è. E senti, come la si fotografia. È passati dal mettiamo i colori sui fumetti in bianco e nero a trasformiamoli invece. Perché io mi ricordo che c'è la carta, il primo incubo era la carta Bonelli, che era una carta che poi, da come tu li vedevi in digitale a come poi li vedevi stampati, era un altro mondo. Sì. E come si passa dal trasformare una cosa? Voi storicamente, non so chi di voi li vedeva la Bonelli, metteva i colori ogni 100 numeri come momento di festa, e i colori erano dei piattoni senza alcuna cosa, cioè la camicia di Tex giallona, quella, la casacca di Zagor rossa, il pantalone blu, gli occhi azzurri, e non c'era una grammatica emotiva in quel momento. Tu prima hai parlato di colonna sonora, no? Sì. Come si è passati da buttare i colori assecchiate sulle pagine a una colonna sonora? Perché avevamo l'esigenza di trovare una voce nostra, che non fosse appunto francese o americano, comunque di altri generi narrativi. Per cui ben presto abbiamo visto che i nostri fumetti erano molto lunghi, erano di 100 pagine per esempio, quindi avevano delle scene più lunghe che dovevano essere separate. E poi avevamo capito che la forza del fumetto italiano, certo i disegnatori sono sempre fortissimi, tutto quanto, però il nocciolo che muove queste pagine è la scrittura. Quindi abbiamo capito ben presto, insomma, poi bisognava capire come si faceva, però abbiamo capito che il colore poteva essere un formidabile strumento di racconto, di narrazione, proprio incollandolo sia al disegno sia alla scrittura. Da quel momento abbiamo cominciato a capire come farlo. La carta non aiutava, perché non so, tanti di voi hanno preso Tex o Dylan Dog, e la carta è meravigliosa, è una carta svedese, che viene una uso mano svedese tecnicamente, che può subire qualsiasi tipo di maltrattamento. Se avete dei bambini che stracciano eccetera, se l'avete lasciato in balcone nell'umidità, la carta non ha subito nulla, però è leggermente refrattaria al colore, non assorbe il colore, è tipo una spugna. Per cui abbiamo dovuto disperati trovare delle soluzioni alternative, facendo in questo caso strillare i colori in maniera selvaggia. Poi con l'avvento, adesso finisce la preistoria, con l'avvento delle nuove carte adatte appunto al colore, questo problema non c'è più. Ma questa cosa di far urlare i colori è diventato, da la risoluzione di un problema, un tratto distintivo proprio della nostra scuola. Mi sembra, insomma, più o meno con le debite proporzioni, differenze, però tutti i coloristi italiani, e qui abbiamo insomma degli esempi favolosi, hanno questa caratteristica di saper far urlare il colore, che è proprio molto nostra. Giovanna, ti ha citato Emiliano appunto come appartenente alla prima ondata di coloristi di Orfani, quelli che si sono beccati tutta la sperimentazione iniziale e ovviamente anche le reazioni del pubblico a questa cosa. Mi dici come nasci tu come colorista, come ti sei trovata in questa esperienza, quando hai capito che volevi lavorare in quest'ambito? Dunque, io ho studiato fumetto, in realtà l'idea era di fare, di disegnare i fumetti, e alla fine del mio percorso ho fatto un master di colorazione per capire, per ampliare insomma le mie vedute, e piano piano provando ho capito che forse ero più portata per fare colorazione che per disegnare. Mi sembrava una roba che mi stava più addosso. Quindi ho iniziato a lavorare come colorista qualche anno prima di iniziare Orfani. Avevo fatto come prima cosa un fumetto per ragazzi in Italia, e poi avevo fatto delle collaborazioni per l'America, per la IDW. E avevo fatto un progetto invece per la Francia con Roberto Ricci per Futuropolis, dove avevo fatto con lui l'assistente colore, mi ha insegnato un sacco di cose. Dopodiché ho saputo insomma che cercavano coloristi per Orfani, e ho fatto una prova e sono stata scelta nel team, però abbiamo lavorato tipo 2 anni, cioè io ho iniziato a lavorare nel 2011 ad Orfani, Orfani è uscito nel 2013, quindi sono stati 2 anni di tavole buttate. Tu insomma ti ricordi, Emiliano?
E lì ho capito in realtà in quanto potevo spingere con il colore, proprio il potenziale del colore, e di quanto potevamo fare. Insomma, è stata una bella esperienza. Senti, ma visto che in quel momento non esisteva, tra virgolette, la professione del colorista, o meglio, esisteva, ma la vedevamo già a livelli di alta professionalità nei fumetti americani o in quelli francesi, in Italia ci si provava, cioè si diceva vediamo se io riuscirò a vivere di questa cosa qui. Tu in quel momento già pensavi in quest'ottica, tipo farò questo o in Italia o fuori, oppure è nata, ora mi hai detto tu avevi iniziato in un altro modo e poi hai trovato a poco questa strada che è un po' anche quello che raccontava Emiliano, no? Quindi ci sei cascata dentro ai colori, sì, in un certo senso. Praticamente sì, sì. E quando hai avuto la sensazione che poteva essere una professione? C'è stato un momento in cui hai switchato tra sto tanto a fare i colori per orfani a no, aspetta che io forse posso vivere facendo questa cosa qui? No, mi sa che non ho ancora switchato, nel senso che la mia indecisione non mi ha fatto fare questo pensiero. E, lo capisci quando cominci ad entrare proprio nel mondo, insomma, come colorista, quando hai un sacco di proposte, quando cominci a viverci economicamente, perché alla fine è quello. E, diciamo che con Orfani sì, è stato ho capito che potevo fare qualcosa con il colore, anche perché poi ci ho lavorato tipo 8 anni, sì, sì, forse dal 2011 al 2019, esatto, sì, sì. Una lunga esperienza, sì. E Stefania, vengo a rompere le scatole a te lì su, anche tu appunto sei stata citata prima, e io stesso ho avuto la fortuna di lavorare con te in più occasioni sul colore. Ci racconti anche tu di come è partita questa esperienza, come è nata, e anche tu quando hai capito che poteva essere la tua professione? Allora, penso che così come Giovanna e tanti altri coloristi della mia generazione ci siamo ricaduti dentro a questa professione, perché tutti abbiamo iniziato come disegnatori, cioè nel senso abbiamo frequentato magari la scuola del fumetto o da autodidatti, e anche io inizialmente volevo fare la disegnatrice. Poi mi sono ritrovata, avevo dei colleghi disegnatori che mi hanno chiesto una mano con il colore, e ho iniziato così, diciamo facendo da assistente, tra virgolette, dal colore di alcuni fumetti francesi in questo caso, perché ancora appunto non è arrivato Emiliano col colore in Italia quando ho iniziato. E poi quando ho saputo di Orfani mi sono voluta proporre, perché mi sembrava una buona occasione appunto anche per entrare nel mondo del colore italiano, e ho avuto la fortuna che Emiliano insomma mi ha preso nella sua squadra, e poi da lì è stato diciamo un trampolino di lancio che poi mi ha aiutato anche a lavorare ancora di più dopo anche con l'estero, anche con la Francia stessa, nonostante avessi iniziato inizialmente appunto a lavorare con la Francia. Il colore ovviamente, quello come ha detto Emiliano, per gli albi della Bonelli, per Orfani, era molto diverso da quello che facevamo in Francia. Quindi ci è voluto un po' per calibrarmi, però li devo ringraziare perché ho imparato veramente tantissimo. Appunto questa cosa del raccontare con il colore è una cosa che abbiamo imparato insieme sul campo. Senti, quando parli di... Mi è servito molto lavorare anche in equipe con gli altri coloristi. Quando parli di lavorare, di differenze nella lavorazione tra l'approccio al colore in Francia e quello che facevi in Italia, a che ci racconti più o meno a che ti riferisci? Allora, per quanto riguarda la mia esperienza personale, il colore francese era un po' più descrittivo, ecco. Era più legato anche alla colorazione tradizionale,
perché comunque in Francia il fumetto, voglio dire, colorato da sempre. All'inizio si colorava con l'acquerello, con l'acrilico, insomma, era più quasi legato all'illustrazione classica, ecco. E quindi si cercava di riprodurre questa colorazione acquerello o acrilico col digitale. Di solito, appunto, la colorazione che mi veniva richiesta era una cosa del genere, quindi bisognava un pochino mimare la pennellata, magari appunto dell'acquerello, eccetera. E non c'era questo studio anche del colore, un po' come viene fatto poi nell'animazione, no? Quello che abbiamo poi fatto anche con Orfani, tipo messo una scena tutta con questa dominante, un'altra scena con un'altra dominante che fosse collegata appunto al racconto. Era più una cosa, possiamo dire, tra virgolette, realistica, un colore più realistico, anche se poi non è proprio così, ecco. Più descrittivo, mi viene da definirlo così. E invece, Francesco, abbiamo sentito queste esperienze che sono in questa direzione e che in un certo senso hanno, a un certo punto, sono confluite nel medesimo percorso, no? E invece ci racconti te come sei entrato nel mondo del colore e pure tu, come, i primi passi e come hai capito che saresti stato un colorista? Allora, io ci sono arrivato facendo mille tangenti, perché non, di base sono autodidatta, perché ho fatto tutti altri studi e ci sono finito quasi per caso. Ci sono finito perché avevo conoscenti che necessitavano di questa cosa ed ero in un periodo in cui lavoravo in una piccola azienda di videogiochi e volevo provare a fare altro perché mi stavo annoiando o vedevo che non avevo potenziali riscontri, per cui ho detto proviamo anche qualcos'altro, e poi ho scelto bene col senno di poi. E quindi è stata tutta una cosa in itinere, perché è stato l'autoproduzione che ti porta a fare un lavoro di fascia, un webcomic di fascia più alta, da cosa nasce cosa. E il mio approccio con il mercato americano è stato partendo da bassista, perché aveva messo un post su Facebook Walter Baiamonte che gli servivano bassisti per i Power Ranger. Me lo ricordo quel post. Me lo ricordo. E spiega che cos'è il bassista, scusa. Bassista è quello che prende le tavole in bianco e nero e separa le tinte piatte delle cose, per cui la pelle rosa, l'occhio bianco con, ma non lo so, azzurro, il colore dei capelli, possibilmente su tanti livelli diversi. Io, che adesso uso dei bassisti, tendo a chiedere di solito un livello di sfondi e uno di personaggi, quando non c'è tanta gente. Quando c'è tanta gente, magari i personaggi davanti e i personaggi dietro. Comunque, di base, il lavoro del bassista è un lavoro meccanico, perché deve prendere e separare. E ho fatto le basi a Walter sui Ranger per un sacco di tempo. Dopo, all'inizio come ghost, dopo accreditato. Una volta che sono stato accreditato, gli editor mi hanno contattato per dirmi: senti, ma vuoi flattare anche quest'altra cosa, che all'epoca era il fumetto di Dark Crystal, quello di il film di Jim Henson. Da cosa nasce cosa, da cosa nasce cosa. Ho avuto la fortuna, credo, di saper usare i social in maniera giusta, per cui sempre più persone hanno cominciato a contattarmi, poi in boom hanno cominciato a darmi lavori come colorista e dopo anche tutte le altre case editrici. Un passaparola basato, sì, sul fare, cioè hai, sì, cominciato a farlo. Sì, il punto è che è una cosa che io parlo sempre di FOMO, the fear of missing out, perché arrivi a un punto in cui tante persone ti contattano e devi cominciare a dire di no a qualcosa, perché sennò esplodi, e io sto un pochino esplodendo da un po', però il punto è far vedere. Sto pensando che allora anche io sono stato uno che a un certo punto ti ha contattato e ti ha detto vieni a fare sto talk, e tu no, mi dovevo riposare quel giorno. No, in realtà paradossalmente mi sto prendendo la mattinata, poi oggi pomeriggio ritorno, però adesso il mio punto è sempre stato lavorare. Allora, io personalmente ho capito il valore dei colori sui fumetti con un fumetto che, per quanto mi riguarda, io dico sempre la perfezione non esiste, e il Boy all'inferno è perfetto.
vedendo il lavoro di Dave Stewart, che poi è un lavoro assolutamente minimale, sulle tavole di Mignola, ho capito che questo, ci sono stati due fumetti, quello e Outcast, che mi hanno fatto capire, aspetta, qui c'è un tipo di grammatica che voglio provare a esplorare e che poi ho provato a rifare in maniera varie ed eventuali. Quello che personalmente credo mi abbia portato ad essere contattato da tante persone è stato che Emiliano parlava di musica, io tendo a parlare di direttore della fotografia, e il punto è che ci stanno mille approcci diversi, non solo in base al genere, ma anche in base ovviamente al segno del disegnatore. Posto che per come lavoro io mi piace sempre andare un pochino per sottrazione, non mi piace caricare tanto. Cioè, se vedete questo Demogorgone che cioè, è tutto un lavoro. Puoi spesso tornare sull'immagine precedente, per favore? No, è uguale. Cioè, il punto è farle scorrere, perché le ho selezionate tanto varie proprio per quello. Perché io credo che, per quanto mi riguarda, a livello professionale, quello che mi ha aiutato è stato essere in grado di testare tanti stili diversi poggiandomi sul segno del disegnatore. Poi è chiaro che è comunque una questione di gusto personale, per cui ci sono stati probabilmente disegnatori a cui non è piaciuto un tipo di approccio piuttosto che l'altro. C'è chi tende ad avere una visione più quadrata, per cui, che ne so, è solo questa cosa qua e qualsiasi cosa esce da quella cosa lì non va bene. Il punto è che però c'è tanta varietà. Quello che spero di essere riuscito a fare è stato entrare in questa varietà ponendomi ogni volta, poggiandomi sul lavoro del disegnatore. Se vedete, raramente coloro sopra le chine, per cui tendo a lasciare comunque tutti neri, mentre invece, che ne so, il fumetto americano supereroistico classico e anche le tavole di Emiliano Di Nero, le ultime, cioè questa voglia di andare anche sopra il segno, di elaborare tanto, mi sono ritrovato a farle anche cose del genere, e preferisco lavorare più a sottrazione perché è un lavoro più puramente di palette, più puramente di fotografia. Tant'è che, non lo so, per esempio questa è una tavola di House of Slaughter, le Horror, c'ha cioè questi rossi intensi, questa è la palude che era fantasy, c'ha tutta un'altra. Cioè, il punto è settarsi sulla storia, e settarsi sulla storia, sempre ripeto, per quanto riguarda me, mi ha aiutato molto a leggere tanto, perché mentalmente hai un database di, cioè oggettivamente ormai sono tanti anni che escono fumetti a colori, non è che ci si potrà mai inventare qualcosa di diverso, si può essere personali ma sarà sempre derivativo di qualcos'altro. Avere in testa un database personale ti aiuta a dire, ok, che ne so, questo fumetto è un gotico ottocentesco, mi piace Bernie Wrightson, oppure, che ne so, Dylan, lì c'era ho colorato un Dylan di Dossena è tinte piatte, sempre per il discorso della carta Bonelli, non usare i viola, non usare tutta una serie di colori, perché poi stampati vengono grigi scuri, ammazzano tutto, ed è sempre cercare quella chiave di volta, cioè per me è interessante, è stimolante cercare ogni volta la chiave di volta che ti aiuta a entrare nella quadra di quella cosa. Di nuovo, te chiedevi quando hai cominciato a capire che era un mestiere vero, due cose: uno, quando cominci a rifiutare effettivamente i lavori, e la seconda è quando personalmente cominci ad avere cioè io ho tanti assistenti che mi danno una mano. In questo momento c'ho, se li voglio citare per ringraziare, sono Gloria Martinelli, Agnese Pozza, Sabrina Del Grosso e Roberto Megna. La cosa che, esattamente come ha aiutato a me, che penso sia importante, è, poiché non so come dirla senza, cioè il mio punto è che è un lavoro collettivo, ed essendo un lavoro collettivo è giusto dare spazio a tutti, per cui banalmente la cosa che chiedo sempre a tutti è: potete pagarmi, accreditare l'assistente? E molte persone mi dicono di sì senza nessun problema. Bene. Ed è
ripeto, creare questa collettività di persone, per quanto mi riguarda, è molto utile, perché aiuta tutti a lavorare meglio. Vedere come ognuno di voi ha un suo approccio, che poi è uno stile che porta al colore, e quindi magari viene scelto anche per la sua personalità, però è comunque frutto di un lavoro di squadra in cui insomma credete in molti, e quindi inizio a capire che è proprio insito nella tipologia di lavoro. Mattia, la tua esperienza invece? Io ho scelto di fare il colorista, nel senso che... Oh, finalmente ne abbiamo uno, signori, un occhio di bue tutto sull'unico che l'ha scelto dal primo. Senso, ho scelto di fare il colorista, ma alla scelta ci sono arrivato per caso, non so come ora vi spiego, però perché io più che disegnatore volevo fare l'illustratore, infatti io ho fatto 3 anni di illustrazione perché quello volevo fare. Poi successe che venne fuori che c'era questo corso di colorazione, tra l'altro di David Messina, e nella mia testa sarebbe stato utile per apprendere meglio Photoshop. E invece non, cioè, nel senso sì, è Photoshop, però era proprio sulla colorazione. E dopo un anno intero a sbattere la testa sulle pagine che ci faceva fare David, poi David ci fece fare... diede molto spazio al fumetto americano, ma anche al francese per ragazzi, quindi comunque ha spaziato molto negli stili. E finito quel corso mi erano cambiati i piani rispetto all'anno prima, quindi nella mia testa c'era una parte che voleva fare graphic novel, e un paio sono riuscito a farne, ma contemporaneamente volevo fare colorista, cioè era come dicevano loro, a un certo punto mi sono reso conto che colorare le pagine un altro era non solo piacevole, ma potevo trovare delle soluzioni che mi avrebbero consentito di esprimere qualcosa, no? E poi prima di quel momento vedevo il colore non per denigrarlo assolutamente, però lo vedevo come un po', appunto, come diceva prima lui, prima di Orfani, prima di tutta una serie di cose, il colore era un, come hai detto tu nella descrizione, una simpatica eccezione, no? Quindi ero purtroppo anch'io vittima di quella descrizione. Invece a un certo punto ho capito che il mondo era molto più grande, e io cominciai subito a fare prove, quindi tra Lucca e varie fiere ho cominciato a provare a portare portfolio. Ho cominciato come colorista, mi ricordo le tavole del primo lavoro, ma non mi ricordo la casa editrice minimamente, perché era una cosa microscopica, non penso che sia andata da nessuna parte. Però ero all'inizio, avevo appena finito di studiare, cioè avevo voglia di fare, quindi pagate una miseria, una cosa veramente infima. Però da lì poi ho continuato a fare prove su prove, ho cominciato a mandare anche rimediando mail qua e là degli editori americani, perché tra parentesi avevo capito che il colore americano volevo fare. Appassionato di supereroi da sempre, volevo arrivare a quello. E ho cominciato con editrici magari un po' più piccole, ma magari per l'Italia erano viste anche come grandi. Per esempio, una delle prime case editrici estere con cui ho lavorato è stata la Titan Comics, che sono inglesi, distribuiscono in tutto il mondo. E diciamo che a livello globale veniva vista magari come minore, però in realtà ai miei occhi era enorme. E poi da lì piano piano, appunto, come diceva anche Francesco, un po' i social, un po' i vari contatti e la rete che ti crea intorno, una volta il disegnatore ti contatta e ti dice vuoi colorare questa cosa, una volta l'altro disegnatore, una volta l'editor proprio che ti cerca, fino a che poi appunto sono arrivato a lavorare con i IDW, Boom, e poi anche la Marvel, dopo tanta fatica anche la Marvel. Un bel percorso per faticoso, uno che ha detto provo a fare un corso di Photoshop. No, cioè, nel senso, io mi ricordo proprio il giorno in cui David, perché eravamo tanti che eravamo interessati a quel corso, e David fece una sorta di colloquio tutti insieme, e mi ricordo che nessuno diceva niente, io ero l'unico rompipalle che stava lì e faceva ma quindi Photoshop? Lui faceva no, Photoshop lo usiamo come programma, però il corso è sulla colorazione. E io continuavo a chiedere sta roba di Photoshop, poi con Davide siamo diventati amici, anzi abbiamo anche lavorato in Marvel insieme più di una volta, e mi diceva proprio, cioè, tu stavi lì a chiedere di Photoshop, ma non era Photoshop. Però ecco, da una cosa del genere invece mi è nata una passione che ad oggi è a tutti gli effetti il mio lavoro principale, e paradossalmente
Emiliano qui presente, io ho fatto uno dei lavori più grossi che ho fatto in Italia, è stato l'anno scorso con lui su Nero, quindi io ho avuto un percorso magari contrario rispetto a quello di Giovanna, che ha cominciato dall'Italia e poi è arrivata in America. Io dall'America poi sono tornato in Italia a fare dei lavori, e confermo quello che diceva lui prima, nel senso l'approccio che hanno loro al colore è chiaramente diverso da quello francese, da quello americano, e lavorare su più approcci diversi, su più stili diversi, poi personalmente, ovviamente posso parlare solo per me, mi ha portato a creare tutta una, a saltare, a fare tutta una serie di switch, come dicevi tu prima. Per esempio, prima di Nero facevo le cose in un determinato modo, dopo Nero faccio altre cose ancora. Recentemente ho fatto un progetto lungo con la Marvel, prima facevo delle cose, adesso faccio altre cose. Quindi è un continuo, cioè una crescita continua che penso sia indispensabile per tutti i lavori artistici, compresi il nostro. Assolutamente sì, e questa cosa della crescita mi spinge, vi voglio raccontare una cosa, un aneddoto. L'ultimo che c'ho col compianto Carlo Ambrosini, che era un gigante del fumetto, è tuttora, resterà per sempre. Sì, un applauso a Carlo Ambrosini, è d'obbligo. Noi, insomma, io ho avuto l'onore di lavorare con lui sul Confine per due storie, perché nel Confine c'è una linea narrativa ambientata a inizio secolo scorso, nei primi anni del Novecento. E l'idea di avere Carlo, io ancora mi ricordo che quando Carlo Ambrosini disegnava Ken Parker e disegnava quelle facce degli operai, delle cose, cioè era come se io li conoscessi tutti quelli, cioè lui non disegnava comparse, disegnava caratteri che erano lì, no? E noi volevamo proprio dare l'idea dell'Italia di inizio secolo, quelle facce lì, c'era una cava dove c'erano degli operai, quindi ho detto, secondo me Carlo Ambrosini è il nome, cioè basta che la disegna lui e già siamo in quegli anni con quelle facce, cose. Era come assumere il miglior regista, direttore di fotografia e costumista, casting director di tutti, solo con Carlo Ambrosini. Ora però voi dovete sapere che, come diceva Emiliano prima e come hanno pure ripetuto loro, ogni serie ha il suo stile, quindi il Confine c'ha uno stile di colorazione molto invasivo, tra virgolette, perché il Confine aveva un problema, non aveva dei personaggi bizzarri dal punto di vista estetico, cioè c'ha una donna e un uomo come protagonisti che cambiano d'abito ogni giorno, e servivano degli elementi per rendere immediatamente riconoscibile, iconiche alcuni personaggi, alcune situazioni. Grazie a Emiliano abbiamo fatto questa cosa col colore, e Adele, e Alessia, abbiamo Alessia Pastorello, scusate, Adele Matera, abbiamo trovato proprio questa grammatica nel colore. Però Carlo Ambrosini odiava questo colore, perché Carlo ha una formazione tale che a lui piaceva molto l'acquerello, lui stesso fece delle prove di quelle pagine, che dice, no, vi prego, coloratele così. E invece noi avevamo bisogno di un altro stile di colore che avrebbe dato il sapore Confine. Se Carlo le avesse colorate come voleva lui ad acquerello inizialmente, sarebbe stato un bellissimo fumetto lo stesso, ma non sarebbe stato più il Confine. Questa cosa, quando è uscito il primo volume, è andata che ne abbiamo parlato tranquillamente. Quando uscì la nostra seconda storia insieme, in cui voi immaginate, a un certo punto si vedeva un personaggio che arrivava lì, che era narrativamente fuori da ogni momento storico, quindi era come se fosse costantemente glitchato alla Spider-Verse, con un lavoro sul colore artisticamente folle. Quando Carlo vide quelle tavole, impazzì. Perché dal suo punto di vista non era artistica quella scena, era sbagliata, abbiamo stampato fuori registro il volume, ma che siete impazziti, ho buttato le mie tavole, no? E mi ricordo che, siccome lui era uno che amava molto il confronto, comunque mi mandò un messaggio lungo un braccio dove, insomma, criticava tutto quel lavoro fatto, e io mi ricordo che gli dissi, perfetto, ora ti rispondo. E gli risposi dicendo, vedi che è tutta una scelta voluta, non c'è un errore su nulla, e mi misi lì prendendo vignetta per vignetta, facendogli vedere la scelta e facendogli vedere quali erano i padri alti di quella cosa. Carlo Ambrosini mi lesse tutto, sai, il visualizzato su WhatsApp, no? Per un'ora non disse niente. Poi mi arrivò un messaggio a 12:07, con scritto, ho capito, basta. Passano 2 settimane e mi manda la foto di lui che aveva ordinato una serie di artbook che erano tutti su questo approccio al colore. Ma si era ordinato pure Spider-Verse, per dirti, Carlo Ambrosini, cioè un uomo che erano 70 anni che faceva fumetti,
un gigante che a un certo punto si è messo lui in dubbio e si è rimesso a studiare. Cioè, ma è una roba che io lì ho toccato la grandezza di questo, di quest'uomo, perché non aveva conosciuto quell'approccio al colore. E allora, rientrando in tema, avete raccontato tutti che cosa fate e da dove siete partiti. Tu, Emiliano, ora sei arrivato a coordinare un team di coloristi importante, ti sono state affidate N testate della Bonelli, prete sei il colore in Bonelli, e in più credo si possa dire tranquillamente ti abbiamo coinvolto nei progetti anche animati di Bonelli Entertainment, per cui stai portando il colore anche nel mondo dell'animazione, eccetera. Ci dici di com'è lavorare in Italia come colorista, come è strutturato il lavoro, cioè la figura di assistenti, appunto, quanta velocità è richiesta, quanto tempo c'è per una pagina, un range più o meno di pagamenti per capire come ci si muove o come non ci si muove, non devi dire cifre precise, diciamo più o meno diamo un'idea di come funziona il lavoro del colorista in Italia, se chi ci sta sentendo domani vuole fare il colorista, com'è la scena italiana, chiederò a loro com'è la scena negli Stati Uniti, com'è la scena in Francia, insomma mi vorrei avere una pluralità di punti di vista su questa cosa. Faccio una piccola premessa però, che prima abbiamo parlato giustamente delle scuole, abbiamo detto la scuola francese, quella americana, quella italiana, i miei colleghi hanno anche espresso più o meno com'è la tecnica, no? In Francia è leggermente più descrittiva, in America è più vitaminica, in Italia è più legata al colore, alla narrazione. In quest'ultimo periodo però, e io trovo che sia una cosa estremamente interessante, non è più così. O comunque non è esattamente così, perché le scuole si stanno miscolando tutte e si mescolano in ogni settore del mestiere, nella scrittura, nel disegno, e questa cosa si affaccia anche nel colore. Per esempio, poi Stefania ci testimonierà, lei fa una serie francese, ma la serie francese ha comunque un germe del manga dentro. Giovanna non fa i supereroi, per esempio, fa un altro stile, ma è americano comunque, quindi le cose si stanno mescolando. Io lo trovo un calderone assolutamente incomprensibile, ma assolutamente interessante. Penso che sia uno dei momenti migliori dal punto di vista artistico che ci siano stati dagli anni 80 in poi. Questo torno adesso a bomba su quello che mi hai chiesto, per cui il interessante, scusa, proprio perché parlo di questa cosa ti apro una controdomanda dietro. Sì. Non pensi che sia anche perché appunto sono stati coinvolti autori che magari, ecco, gli autori italiani che entrano nel mercato americano a colorare o entrano nel mercato francese, cioè questa commissione magari è data proprio dal fatto che le frontiere si sono abbattute da questo punto di vista? Sì, assolutamente, assolutamente. C'è anche un discorso, io ho cominciato nel 98 a fare questo mestiere e non c'era internet, giuro. Per cui fare il disegnatore per l'America significava veramente spedire le tavole via posta. Adesso non è più così, è tutto in tempo reale, per cui si può tranquillamente lavorare per gli altri paesi del mondo in tempo reale. Questa cosa ci ha avvicinati tutti. E poi c'è stata l'invasione delle altre culture, invasione in senso positivo, insomma. Adesso è normale leggere un fumetto, penso anche per i più giovani, anzi soprattutto per i più giovani, a prescindere dal tipo di fumetto che rappresenta. Io non leggo soltanto italiani, non leggo soltanto francesi, mentre prima era una cosa un po' più strutturata, quando noi andavamo nei negozi di fumetto c'erano i nostri scompartimenti, insomma. Addirittura o leggevi Marvel o DC. Ah, è vero, è vero. Stavi lì a dire no, quello non vale niente, no, questo tuo non vale niente. Sì, sì, il lettore di manga era impermeabile a qualsiasi altra cosa e così via. Adesso invece non è assolutamente più così. Stessa cosa per i mestieri creativi, appunto. Il colorista, io adesso gestisco un team di colorazione, tra l'altro chiedo solo un secondo per citare Simona Fabrizio, che era la colorista delle tavole di nero che avete visto, che mi sa che mi ero dimenticato. Il colorista può affrontare e quindi deve essere anche preparato ad affrontare le varie scuole, i vari generi, qualora gli venga richiesto. Significa anche una tecnica estremamente più alta, perché insieme a questo che abbiamo detto, che è bello, la parte bella della globalizzazione, c'è anche una parte un po' più scura, se vogliamo, che è quella che si è allargata la forbice anche dei pagamenti, delle retribuzioni, per cui si può guadagnare tanto. Anche come colorista si può guadagnare tanto, ma si può guadagnare
bene, tanto, soltanto ad alti livelli, mentre il livello basso tende a guadagnare molto poco, il livello medio è praticamente spazzato via, come un po' in tutti i mestieri, per cui c'è... Si passa dal basso all'alto. Esattamente, diciamo. Esattamente. Quando cominci a entrare in serie di successo, in lavori importanti, cominci ad avere soprattutto una cosa che prima non serviva tanto, ma adesso è importante, che è l'identità. Cioè, io prendo un colorista perché è in grado di dare un'identità al mio lavoro, al mio racconto, altrimenti non mi crea un valore aggiunto, perché il livello è talmente alto in tutto il mondo di disegnatori, di coloristi italiani, per carità, che sono una scuola meravigliosa, ma ci sono anche adesso i coloristi dell'est, coloristi dal medio e dall'estremo oriente, i medio orientali sono fortissimi, per esempio, quindi c'è anche questo tipo di confronto adesso che è nuovo ed è tutto da, come dire, da strutturare. Stefania, visto che sei stata chiamata in causa, tu ti sei trovata appunto quasi a parallelizzare l'esperienza in Italia e l'esperienza in Francia. Ci dici quali sono le differenze maggiori che noti tra i due mercati e proprio di richieste che ti vengono fatte dagli editori o proprio di approccio al lavoro? Sì, allora, vabbè, in primis la differenza, quella più evidente, era il fatto che quando lavoravo per Bonelli, quindi per Orfani, si trattava comunque di volumi che dovevano uscire in edicola, quindi le tempistiche erano molto strette, il che ci costringeva appunto anche a dover lavorare in equipe più coloristi anche su un singolo album. Al contrario, in Francia insomma, si parla di volumi da libreria, comunque di libri da libreria, e quindi le tempistiche sono molto più lunghe, per fare una tavola c'è più tempo, anche perché ogni tavola, di solito il fumetto francese è composta da tantissime vignette e ogni vignetta è un mondo a sé, quindi c'è proprio un tipo di lavorazione diverso, un'organizzazione del lavoro molto diversa. Ora, sicuramente, come ha detto Emiliano, adesso c'è un po' più elasticità, cioè si possono trovare anche appunto fumetti con influenze manga, come quelle che sto colorando adesso, fumetti con influenze anche americane, anche in Francia, e così come in America magari ci sono influenze nostrane. Però diciamo la differenza principale io la vedo ancora sulle tempistiche e anche un po' in parte sul riconoscimento della figura del colorista, che per quanto in Italia adesso comunque inizia a essere considerato un po' di più un autore a tutti gli effetti del fumetto, non è ancora arrivato alla pari dei coloristi francesi. I coloristi francesi hanno solitamente, se raggiungono, non sto parlando di esordienti, parlo comunque di professionisti, hanno il loro nome sulla copertina, hanno una percentuale sui diritti delle vendite, cosa che in Italia ancora non c'è, cioè almeno dalla mia esperienza non c'è. Quindi le principali differenze sono queste. Poi appunto a livello di stile ora è un pochino più varia la cosa, ecco, non dipende tanto dal Francia, Belgio o Italia, ma dipende più, che ne so, dalla collana per cui tu scegli di lavorare in Francia. Quindi magari c'è un certo editore che ha un certo gusto e tu devi adattare anche la colorazione, non solo lo stile di design, ma anche lo stile di colorazione al gusto magari dell'editore o comunque alla storia, alla collana di cui fa parte. Quindi in questo caso, per esempio, l'ultimo volume a cui sto lavorando, che è questo qui che sta passando adesso in sovraimpressione, è una collana, diciamo, per ragazzi, e mi hanno dato molta libertà anche sulla scelta del colore. Io infatti ho utilizzato dei colori abbastanza accesi, un po' che richiamano anche la palette che utilizzavo sui fumetti italiani, ecco, cosa che normalmente invece in Francia non tanto mi lasciavano usare, preferivano dei colori un po' più, io li chiamavo marroncini perché
In effetti, in alcune storie sembrava ci fosse un filtro marroncino su tutto. Invece adesso, diciamo, mi lasciano un po' più libera. Stefania, qual è l'approccio dei grandi editori francesi nei confronti dei coloristi italiani? Ti faccio questa domanda perché io, lavorando nell'animazione, abbiamo un sacco di talenti che, anche molto giovani, appena cominciano a saper fare qualcosa, magari vengono assorbiti nell'ambito della post-produzione, degli effetti visivi, in produzioni inglesi, per dire, e lì loro vengono assunti perché hanno bisogno di tantissima manovalanza. Però ecco, appunto, l'approccio che hanno è che verso il visual effects artist italiano viene percepito all'inizio quasi come manovalanza, e insomma ci mette un po' a fare una gavetta per salire più di livello. Ne hanno tantissimo bisogno perché hanno pure loro consegne infinite. Io mi ricordo quando lavoravamo in Rainbow, formavamo un sacco di ragazzetti che cominciavano a lavorare con noi, lavoravano per 6 mesi con noi e poi già avevano le prime richieste da mercati internazionali, che appunto parliamo dell'Inghilterra, quindi insomma 1.5 ore di volo da qua. E loro, praticamente, per l'ennesimo Harry Potter o qualsiasi altro film comunque di grande valore internazionale, assumevano tantissimi italiani in un ruolo simile alla manovalanza, ma che comunque già lì voleva dire cioè pagamenti più alti di come erano in Italia, perché si parlava comunque di grosse produzioni. Però poi mi raccontavano tutti che facevano fatica a fare il salto, perché comunque erano italiani. Nell'ambito del fumetto francese, il colorista italiano, cioè tu hai percepito un approccio diverso perché non eri un'autrice francese o no? Allora, all'inizio sì, ora si parla già di svariati anni fa, ho iniziato diciamo una quindicina di anni fa, quindi all'inizio sentivo questa cosa, cioè un po' di puzza sotto il naso francese, ecco, insomma i francesi sono sempre un po' così verso gli italiani, no? C'è sempre un po' questa rivalità Francia-Italia, anche nel mondo del fumetto. Però, devo essere sincera, ora la sento molto meno questa cosa. Ora non so se è perché ormai sono completamente stata assorbita dal sistema, ma mi sembra che venga riconosciuto molto di più adesso il valore anche dei coloristi italiani anche in Francia, perché ce ne sono veramente tanti ormai, non sono così pochi da dire ah, questi cosa vogliono, vengono a rubarci il lavoro, mettiamoli a fare la manovalanza, ecco, no. Tanti editori francesi vengono proprio a cercarci volutamente in Italia perché sanno qual è il nostro valore, quindi ci scelgono anche per il nostro stile di colorazione, ci scelgono proprio come autori, come coautori di una storia. Sto parlando di editori, ma anche sceneggiatori francesi. Ce ne sono tanti che si affidano comunque a coloristi italiani. Quindi è un mondo aperto, potete bene. Darvi tranquillamente. Quello che dici ci rassicura molto. Francesco, Giovanna e Mattia, voi avete avuto 3 esperienze, state avendo 3 esperienze diverse, appunto anche col mercato americano, oltre con quello italiano. Ci raccontate pure voi la vostra, sempre differenze di approccio percepito, come vi sentivate? Ci sono altri due? Ah sì, cioè, come vi sentivate all'inizio, come vi sentite adesso, come siete stati accolti, come vi trovate e che, appunto, che differenze ci sono col mercato italiano? Dunque, riguardo la questione che dicevi con Stefania, in America secondo me non c'è stato questo tipo. Scusa, puoi alzare un pochino il microfono di Giovanna, per favore? Grazie. No, ma va. Si sente. Non c'era assolutamente un tipo di freddezza, insomma, non mi sembra, devo essere sincera. Dunque, io ho iniziato a lavorare in America, cioè, secondo me rispetto a loro ho fatto un po' un percorso strano, cioè non sono mai andata nelle convention americane. Diciamo che sono stata spesso chiamata per passaparola, ma soprattutto ho sempre avuto un rapporto con il disegnatore
di lavoro, nel senso che vengo tuttora, insomma, richiesta da un disegnatore per lavorare in una casa editrice, anche perché c'è la questione degli editor che a me capita spesso, che cambiano molto spesso in America. C'è un cambio di editori, si spostano da casa editrice a casa editrice, quindi diventa anche un po' difficile a volte mantenere un rapporto professionale con loro, perché poi vanno via, devi ricominciare con il nuovo. Quindi diciamo che lavorando con i disegnatori, poi nel senso che alla fine il lavoro pratico lo fai con il disegnatore, ci deve essere una sorta di affinità, ok? Per quanto riguarda le differenze in America, io ho iniziato subito dal punto di vista economico con un page rate abbastanza alto. Vuoi dire più o meno qual è il range? Più o meno, non quanto guadagni tu, in generale, di quanto si dà da minimo a massimo in America? Per quanto riguarda me, da un minimo di 100 a un massimo di 150, 160, che secondo me adesso purtroppo non ho un paragone con gli altri colonisti americani, però per la mia esperienza, insomma, è abbastanza alto e ti permette comunque di dedicare più tempo al progetto. La cosa che per me è fondamentale è questa. Quindi le tempistiche te lo permettono? Allora, io tendo a non accettare lavori con tempistiche brevi. L'ho fatto i primi anni, però non mi trovo a mio agio, nel senso che ho bisogno di staccare, ho bisogno di avere proprio il tempo per far riposare la tavola, il progetto. Lavoro tuttora da molto tempo con Mark Millar, che è uno sceneggiatore molto importante, che ha questo progetto con Netflix, e lui ha dei tempi di lavorazione molto, molto lunghi. L'altra differenza è che secondo me in America i coloristi hanno una visibilità maggiore rispetto all'Italia, un po' come lo diceva anche Stefania. Innanzitutto si vede da due aspetti. Il primo è appunto il nome in copertina, e poi c'è anche un'altra cosa, che le grandi convention americane, quando hanno dei premi, ci sono le categorie per i coloristi. In Italia le grandi convention, insomma, a parte Treviso Comic Con, Treviso e l'Etna, Treviso Comic Book Festival, grazie, gli altri, che sono, insomma, anche più grandi, che hanno tutte le categorie, non hanno quella del colorista. Secondo me questo è un segno del fatto che comunque in Italia bisogna ancora lavorarci. E per quanto riguarda voi due? Allora, io vorrei fare un attimo un passo indietro, perché personalmente poi io ho lavorato con la Francia, ho lavorato con Glénat, non sono stato fortunato come Stefania, che è il motivo che mi ha portato a cercare poi di evitare altri lavori dopo, perché è un po' quello che diceva lei, cioè sembra riduttivo legare tutto al nome in copertina, ma il punto del nome in copertina è che banalmente il pubblico generalista legge tre cose, ok, che cos'è quella terza, e se lo domanda. In una recensione mettono l'immagine della copertina e c'è il nome. Questa cosa, per quanto mi riguarda, porta a un tipo di educazione che, per la mia esperienza, non è avvenuta in Francia, è avvenuta un pochino in Italia, perché
l'unico albo da Liberi a Bonelli su cui ho lavorato, che è il primo della Divina Congrega, glielo chiesi, loro mi dissero sì, ti possiamo mettere in copertina, chiaro, che poi per quanto mi riguarda è un discorso che andrebbe approfondito, è legato anche ai letteristi, perché in America adesso si comincia anche a mettere il nome dei letteristi e il loro apporto è esattamente creativo, tanto cioè la differenza tra un fumetto letterato male e letterato bene si vede ed è tantissima. E una cosa che noto che hanno gli americani è non hanno quella paura, che è una cosa che mi sono sentito dire spesso, non vogliamo affollare la copertina di nomi perché pare che porta meno vendite, che è una frase che mi è stata detta tante volte e che, ripeto, poi vedi mercati che invece ci riescono a campare tranquillamente, per cui mi rendo conto che chiaramente sono mercati con dati di vendite diverse, però il punto è, sembra una cosa stupida, ma il nome in copertina ti porta a tutta un'altra serie di cose. Per quanto riguarda il mio discorso sull'America, io sono il contrario di Giovanna, io lavoro molto a batteria, accetto anche lavori con tempistiche strette, il punto è sempre il dialogo con la persona che c'è davanti, vale per quello che mi riguarda, vale non solo in America, vale per la qualsiasi, cioè magari ho un rate più basso di lei, perché io tendo ad avere dai 50 ai 100 a tavola, però magari sapendo che il progetto ha una scadenza stretta o tutta una serie di cose, che ne so, mi serve la basista, di quei 50, 15, 20 li dai alla basista, il lavoro finale aveva un tipo di fotografia, di cose, per cui io, non so, gli mando un paio di tavole di paio e dico ok, le tempistiche sono strette, il letto è questo, il lavoro che posso fare è massimo questo, va bene, non vuol dire che è tirato via, vuol dire che ci sono degli escamotage per cercare di fare una cosa piuttosto che l'altra, è il grande triangolo dell'equilibrio, no? Page rate alto, tanto tempo, qualità, che o dire che si abbassa la qualità sembra brutto, il punto è che non è che si abbassa la qualità, si abbassa materialmente il tempo che puoi dedicarci, bisogna essere bravi a portare avanti tanti escamotage per sopravvivere anche a si quello. Si adatta in un sistema, tra virgolette, industrializzato. Esatto, che ripeto porta anche poi a, cioè, per quanto mi riguarda, a dire ok, accreditate anche il basista, ok, certo, mettetemi certo il nome in copertina e tutta una serie di cose che per quanto mi riguarda a me hanno aiutato. Io sì, in Francia non fanno, fine, scusa, Francia, no. Con me personalmente. Io non ho mai lavorato per la Francia, comunque io sto in mezzo tra loro, nel senso che non è che non accetto lavori con tempistiche strette, però negli anni sto cercando di diminuirli, cioè nel senso recentemente mi è capitato di accettare un paio di lavori che avevano per me tutta una serie di valori, le tempistiche non erano proprio le più comode, però c'era un altro tipo di guadagno. Per quanto riguarda la questione economica, sono più vicino a Francesco, cioè nel senso faccio lavori che possono stare tra i 60 e i 70 dollari, la media, la Marvel per esempio paga 80 per i coloristi e 105 per le copertine, non ho mai capito i 5 dollari, però sono 105 per le copertine. Sì, probabilmente. Non so, 104,99. Tipo, sì. Non ho capito perché, però questo è, diciamo, l'entry level per i coloristi Marvel. Per quanto riguarda la domanda iniziale, cioè le differenze sostanziali, come ho detto prima, io il lavoro di cui posso andar fiero, anzi probabilmente l'unico lavoro che veramente ho fatto in Italia è quello con Emiliano, e quindi non posso avere delle differenze sostanziali tra il mercato americano e quello italiano. Posso dire che sicuramente in questa esperienza le tempistiche erano più che decenti per fare il lavoro che facevamo, per quanto riguarda appunto Nero. Per quanto riguarda gli americani, sì, le tempistiche, la Marvel poi soprattutto c'ha tutta una serie di pregi, il difetto più grosso è che certe volte capita che i tempi sono un po' più stretti, però uno lo mette in conto, e questo, e mi collego, non per ripetere, però mi collego a quello che dicevano loro, il colorista è una figura che è nata relativamente da poco, diciamo. Non tanto, non parlo solo dell'Italia, anche in giro per il mondo il colorista sta cominciando a prendere spazio da relativamente poco tempo, nel senso che i fumetti americani nascono a colori, pensare a Batman o Superman o a Capitan America degli anni 40, cioè comunque c'erano i colori, o
dove non c'erano cercavano di metterli magari in copertina, di utilizzarli in qualche modo, però la figura del colorista come proprio parte importante del processo e del percorso creativo, si parla di penso 20 anni, non lo so, che c'hanno uno spazio molto grosso. Anche i nomi in copertina, non è dall'inizio che venivano messi i nomi in copertina, che lo so che sembra una lamentela dei coloristi che vogliono il nome in copertina, però quello fa tanto, perché quello che ha detto Francesco è giusto, è esattamente quello. Il lettore medio, senza togliere niente ai lettori ovviamente, perché non è compito loro conoscere tutte le parti del fumetto, però il lettore medio che per esempio va a comprare, non lo so, Spider-Man, lui sa chi è il disegnatore, soprattutto sa chi è che l'ha scritto, e certe volte il colorista non ci pensano neanche, e metterlo in copertina, come diceva Francesco, ti porta a dire chi è quello, perché c'è scritto, perché sta lì, e magari a incentivare anche chi legge a pensare un giorno voglio finire, esatto, anche io lì. Esattamente. E allora proprio su questo abbiamo 5 minuti e vi chiedo a tutti un minuto di risposta a testa. Se c'è qualcuno qui in sala o c'è qualcuno che ci sta guardando da casa che vuole intraprendere questa professione, il consiglio di 5 maestri, però in un minuto, comincia tu. Il consiglio più utile che posso dare è leggere fumetti, banalmente, perché sembra banale ma tanti non lo fanno, cioè gli piacciono ma non lo fanno, quindi leggere fumetti e soprattutto insistere, perché è un lavoro che sì è competitivo ma è meritocratico, nel senso lavora anche gente che magari non dovrebbe lavorare per quanto mi riguarda, però se sei capace lavori, cioè se sei capace ci sarà sempre l'editore italiano, francese, americano, inglese o quello che è, che in qualche modo ti noterà, se ovviamente ti fai notare, però quindi non smettere di provare e sicuramente studiare, non fermarsi mai di studiare, quello sicuramente. Stefania. Aspetta che ti hanno mutata, vai. Allora, anche il mio consiglio è quello di continuare a studiare sempre, ma non solo fumetti, di guardare tutto, cioè guardare la realtà che ti circonda, guardare i film, guardare serie animate, tutto ciò che contiene il colore, perché qualsiasi cosa può darti nuovi spunti da poi poter utilizzare nel lavoro di colorista. E poi l'altro consiglio che do agli esordienti è quello comunque di provare sempre, e anche di accettare all'inizio lavori come assistente, perché come avete visto un po' tutti noi abbiamo iniziato così, lavorando sul campo, perché comunque facendo l'assistente anche a un altro colorista, disegnatore, si impara tanto, si impara soprattutto il mestiere, a rispettare le scadenze, a avere un ritmo di lavoro, eccetera eccetera, insomma, quindi studiare e fare l'assistente, questi sono i miei consigli. Giovanna? Io direi sì, studiare, ma nello specifico direi di studiare proprio la luce e la teoria del colore, e perché secondo me è fondamentale capire come funziona proprio il colore con la luce, e tutto questo cercare di capire, leggendo tanto i fumetti, come viene sì, i canoni proprio del fumetto, studiare proprio la storia della colorazione, come i canoni poi basi del colore vengono inseriti nel fumetto. Francesco? Tutto quello che hanno già detto loro per quanto riguarda l'approccio artistico. Per quanto mi riguarda, io il consiglio che mi sento di dare è a livello lavorativo, ossia leggete i contratti prima di filmarli, chiedete sempre i contratti e fate sempre domande se c'è qualcosa che non vi sta... Cioè, tutto è discutibile. Chi vi fa sentire che non si può trattare sulla scadenza, non si può trattare sul page lay, che chi si impone di solito sono sempre persone che lavorano male.
si può sempre, sempre dialogare in maniera costruttiva e civile con la persona che è davanti. Chiedete contratti, fateli firmare, leggeteli. Grazie. E circolarmente, come abbiamo iniziato? Allora, anche io avrei detto di studiare la teoria del colore e della luce soprattutto, perché è una cosa che all'inizio mi era mancata, quindi quando ho scoperto innanzitutto dell'esistenza, dell'importanza della teoria del colore, è stato tutto una cosa così, un momento wow. E poi perché è un po' come la musica, appunto, c'è l'armonia, ci sono gli accordi che vicino, le settime, le nonne, eccetera. Anche nel colore, alcuni colori vicino restituiscono un'emozione e altri ne restituiscono diverse. Quindi do un consiglio spicciolo a questo punto. Se vi piace, se vi diverte, studiate tanto l'acquerello, perché l'acquerello non perdona mai. È una cosa, è una tecnica molto divertente, però che prevede una conoscenza appunto del fatto di come si avvicinino le terre dentro al colore stesso, al pigmento, quando a volte non si mescolano, a volte si sovrappongono. E prevede la conoscenza dei complementari, di tutte queste cose molto affascinanti alla fine, che ti rimane tutto dentro. Quindi poi quando passi al già citato Photoshop, comunque qualsiasi programma di colorazione, ti ritrovi dentro un mondo di colori che si sanno mescolare tra di loro. E su queste parole, signori, vi chiedo un applauso per Emiliano Mammucari, Mattia Iacono, Giovanna Niro, Francesco Segala e Stefania Acquaro e Junior. Vi ringrazio per essere stati qua con noi, ringrazio voi per averci ascoltato, spero che tutto quello che hanno detto magari farà nascere i coloristi di domani o farà, insomma, imparare qualcosa di più su questa splendida professione. E adesso vedrete come in ogni talk di ARF mettiamo a schermo i fumetti realizzati dai partecipanti ai talk che troverete in vendita al bookshop, e come vi avevo detto prima potrete rivedere questo talk sulle pagine di Letture Metropolitane. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi per essere stati con noi. Thank you.